la sua richiesta è quella di istituire un tavolo per il coordinamento della festa di Sant'Agata. È una delle nostre richieste, sia un tavolo di coordinamento che veda la partecipazione del Comune, della Chiesa, delle associazioni agatine, delle organizzazioni delle candelore, della protezione civile, insomma di tutti i soggetti della società civile, del nostro stesso comitato, tutti i soggetti che giocano un ruolo nella festa di Sant'Agata. Perché... Che risposta avete avuto dal sindaco Bianco? Positiva, nel senso che lui ha visto la giustezza di queste richieste. Noi siamo molto preoccupati naturalmente per la legalità nella festa, no? Per quanto riguarda le migliaia di venditori ambulanti abusivi che intasano le strade e non permettono il percorso, soprattutto la sera del 5. Siamo molto preoccupati per la presenza dei ceroni. Allora, i ceroni, noi comprendiamo la devozione dei portatori di ceroni e la onoriamo anche, no? Però vorremmo che anche loro comprendessero che con il loro atteggiamento causano un grande danno alla città e alla popolazione, sia perché per pulire questa cera partono 400.000 euro ogni anno, sia perché ricordiamoci che c'è morto anche un ragazzo, no? Andrea Capuano, nel 2010, quindi che ci sia un atto anche, noi non gli diciamo di non portare avanti la propria devozione, ma di venire incontro alla cittadinanza.